Allora, abbiamo detto prima, mi voglio essere molto sintetico e fare un po' il sunto delle cose. In definitiva, abbiamo le tecnologie, abbiamo le capacità, siamo i più virtuosi d'Europa in termini di emissione, siamo stati per molti versi trascurati, penalizzati, eccetera. Bene, questo qui è un colpo di reni, di riscatto, dimostriamo che siamo italiani, che siamo capaci e una volta tanto smentiamo i luoghi comuni che non sappiamo fare gruppo, che non sappiamo fare squadra, che non sappiamo lavorare insieme. Abbiamo detto che il problema mi fa molto piacere perché non ci siamo coordinati, l'ho detto ieri quando ho fatto la presentazione, però evidentemente il pensiero viaggia più veloce delle parole e delle linee telefoniche. E infatti le presentazioni che sono state fatte hanno dimostrato di avere una coerenza, una integrazione. Il discorso appunto che grazie alle tecnologie evidentemente il carbone non è il combustibile del passato, è il combustibile del passato, del presente e dell'immediato futuro. Poi se verranno le altre cose dobbiamo solo contribuire per accelerare che questa transizione sia la più breve possibile. Nel frattempo però dobbiamo sopravvivere e dobbiamo farlo in maniera coerente, in maniera decente, in maniera piacevole. Quindi le clean coal technology sono una realtà. Il carbone pulito non è una bufala, è un qualche cosa di concreto. I numeri li ha dimostrati poco fa l'ingegner Barbucci quando ci fa vedere quali livelli di emissioni, quello che conta non è quello che entra, perché allora dovremmo, come certa gente, Beppe Grillo fa, demonizzare i termovalorizzatori, però i rifiuti noi li mettiamo nell'ambiente, li portiamo in discarica e non diciamo mai, Ministero dell'Ambiente, quello che è l'impatto ambientale di portare i rifiuti in discarica. Siamo i più furbi, i più ricchi e i più dissoluti d'Europa e del mondo su questo aspetto. Allora, la CCS non è una novità, è una concretezza. Abbiamo detto, abbiamo sentito che è una cosa che non può, in Italia soprattutto, riguardare solo il carbone. Chi continua a dire speculativamente che tutte le centrali, tutti gli impianti a carbone devono essere, parla senza sapere le cose in maniera speculativa. Anche se applicassimo la CCS a tutti gli impianti a carbone non raggiungeremmo neanche metà dell'obiettivo che ci è posto dall'Europa, 100 milioni di tonnellate di CO2 che dobbiamo ridurre. Se dovessimo farlo solo con gli impianti a carbone recupereremmo 40 milioni di tonnellate. Allora, dobbiamo applicarlo su tutti gli impianti che usano i combustibili fossili. Lo possiamo fare, lo dobbiamo fare, facciamolo per gradi in maniera tale di poter arrivare a questo. Ora, visto che noi non siamo nessuno, siamo piccolissimi, uso il riferimento di Calimero perché quantomeno è simpatico. E allora non spaventiamo nessuno. Ci proponiamo, volevo domandare cosa ne pensavate di questo, di fare un pochettino da stimolatori, da sherpa, da coordinatori in qualche modo, così non spaventiamo i grandi né gli illustri, per portare avanti questa iniziativa, di proporci davvero a livello di Europa, coordinando le forze, le capacità, l'iniziativa a livello nazionale, in modo tale da far emergere e vedere se riusciamo questa volta davvero a farci affidare dall'Europa la leadership in questo senso e quindi portare avanti le cose che abbiamo visto sono concrete, che conosciamo. Il territorio italiano, il buon Dio così ha voluto, è anche predisposto dal punto di vista geografico, dal punto di vista della struttura, per avere tantissime possibilità, per Soglia lo può confermare, per fare lo stoccaggio della CO2. E quindi evidentemente l'una cosa non elimina l'altra, ci sono delle cose importantissime che devono essere fatte in questo paese. Renata Negri ha messo queste locandine, ha preso l'iniziativa di coordinare la cosa, non è banale, è l'informazione che in questo paese manca, non c'è. Tutte le volte che si parla di energia, che si parla di clima, che si parla di ambiente, si dicono degli strafalcioni mostruosi, l'informazione non esiste. Se non siamo noi che con un colpo di orgoglio, di capacità, riusciamo a portare avanti questa cosa, veramente siamo finiti, siamo perdenti. Io mi permetto anche di segnalare, abbiamo costituito con degli amici un portale, si chiama Orizzonte Energia, è neutro, non è sponsorizzato da nessuno, che vuole fare cultura, che vuole fare informazione su questi aspetti. Allora, abbiamo bisogno proprio di unire le forze su queste cose, abbiamo costituito un comitato scientifico per questo scopo. Si può fare da lì la formazione. Ovviamente abbiamo bisogno poi del supporto dei grandi operatori, delle grandi strutture perché non basta fare parole, bisogna avere anche i mezzi, i luoghi, i momenti per poter fare tutto questo.
dimostriamo a noi stessi che siamo in condizione evidentemente di poter operare. Ritorno un attimo velocissimamente a quello che volevo far vedere come sintesi, non parte più. Era il discorso appunto che nel contesto della CO2, della produzione di CO2 in questo paese, un terzo la producono gli impianti a carbone, un terzo, gli altri due terzi la producono gli idrocarburi, gas e petrolio. E allora, in virtù proprio di questa cosa, è chiarissimo che bisogna per forza applicarlo a tutte le fonti, a tutti gli impianti che producono. Mi ha fatto molto piacere sentire che anche Riva, gli acciaieri, riconoscono e condividono questa cosa, lo devono fare anche i cementieri, lo devono fare tutte le industrie che usano combustibili fossili per il processo. I numeri che dicevo prima sono lì. Non è possibile. Va bene. Questo qua è il quadrifoglio che porta fortuna, questo è l'obiettivo paese, lavoriamo tutti per raggiungere questa cosa che ne trarremo beneficio collettivo proprio per la competitività di questa nazione che dobbiamo evidentemente andarne orgogliosi. Grazie.